sabato che poi è sabato prima della settimana che precede la Quaresima. E allora ho pensato proprio di interrompere brevemente l'ascolto delle parabole, ma entrando in Quaresima sembra anche una cosa saggia, e invece inoltrarci su di uno sguardo su questo cammino che siamo invitati a vivere e a condividere, proprio il cammino che va verso la Pasqua. Quindi sono piccoli spunti di riflessione che nascono dal primo versetto del capitolo 4 del Vangelo di Matteo. Dopo il battesimo di Gesù al fiume Giordano, scrive: Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo 40 giorni e 40 notti ebbe fame. Il tentatore allora gli si avvicinò e gli disse: ecco, incominciano le tentazioni. E su questo penso che ritorneremo proprio nel cammino della Quaresima, perché questo accompagna la preghiera, accompagna i nostri passi. Solo introduttivo, forse vi accorgete che l'orario è diverso, ma dovendo fare quella settimana di cui vi ho detto di stacco, anticipo ad oggi la registrazione, così che sabato possa essere possibile ascoltare e condividere. Ecco, la prima cosa che mi sembra preziosa e sincera da dire è che nel deserto non ci si va proprio volentieri, no? Questo è proprio vero. Non è anche per Gesù è stato così, dice il testo, guidato dallo Spirito, guidato dallo Spirito. E comprendiamo che ci si deve davvero formare, che c'è bisogno di una sosta, che c'è bisogno di riguadagnare il centro della nostra vita. E allora per questo uno sceglie di andare nel deserto, di entrare in uno spazio di riflessione, di preghiera, di silenzio, come quello della Quaresima. Quindi è proprio una questione di verità e di desiderio. Come sarei contento che tutti lo potessimo davvero vivere così. Non facciamocelo imporre dal calendario, qual è nato? E imporre dal calendario del 17 aprile. No, questa è una scelta che è nostra, prelude. E allora, perché tu scegli di andare al centro di te stesso, della tua vita e di raccoglierti attorno alla domanda a che punto sono e a tu per tu con l'invito a fare Pasqua, che cosa sento davvero importante nell'animo. Il deserto non è un giardino, ma però bisogna andarci nel deserto perché questo è profondamente vero nella vita. Non può essere un incolore scorrere di giorni e di settimane e di mesi, no? Ci sono tappe dove uno deve ed è chiamato a fare delle scelte, e delle scelte soprattutto interiori, perché tutto questo vuol dire attivare un dinamismo interiore, attivare un movimento che dopo prende la vita e ci aiuta a condurla e a condurla con una intelligenza e una passione davvero più profonda. E allora occorre davvero arrivare preparati. E il fatto che antecedo di una settimana all'inizio della Quaresima è anche intenzionale, perché queste scelte non le
domani, scegli, magari puoi anche scegliere di trascorrere qua anche i giorni del sabato e della domenica. La prossima sono quelli, come già abbiamo detto, della domenica della casa, e l'altra settimana è proprio quella di inizio della Quaresima. Se uno la trova opportuna e possibile, credo che sia un'occasione bella da non trascurare. E allora, neppure sappiamo neanche ufficialmente dura 40 giorni, ma quando tu entri in una situazione così, non hai già preso il biglietto di ritorno. Non lo sai. Quanto ci vorrà per ricentrare lo sguardo e il cuore sulla mia vita, sulla mia vita di fede, sul Signore, mettendomi anche in una condizione povera, come appunto quella di chi va nel deserto, e il deserto è connotato da digiuno e da silenzio. E questo non è proprio una passeggiata, è qualcosa che non nasce per una questione di routine, ma nasce da una interiorità che davvero tu decidi di attivare. E allora, anche qui tutta la tradizione ci parla di questa 40 anni, è una cifra simbolica nella Bibbia, 400 anni, quelli per dire la lunga permanenza in Egitto come schiavi, prima dell'esperienza dell'Esodo. Anche la predicazione di Giona a Ninive è il 40 giorni, questo riluttante profeta che ad un certo punto decide di arrendersi alla continua richiesta del Signore, no? Perché deve predicare l'Evangelo della misericordia, così come 40 soli giorni tra la resurrezione e l'ascensione. 40, il tempo che simbolicamente accompagna il cammino di fede del popolo di Dio. E noi ci mettiamo davvero l'animo con cui questa consapevolezza non vogliamo subirla, non ci rassegniamo a fare una Quaresima. Quella di quest'anno, del 2022, è nuova. Non solo perché l'anno scorso non abbiamo potuto fare pressoché nulla, però la Quaresima c'era, ma è nuova questa determinazione che adesso proprio tu personalmente prendi. Ora, a me pare davvero che anche solo questi accenni, voglio condividerli con voi proprio per incoraggiare. Ci sono momenti dove ci vuole proprio una capacità di voltaggio diverso, e non perché improvvisamente, immagino, tu puoi cambiare la vita di quelle settimane che saranno quelle della Quaresima, non credo, ma perché interiormente, silenzio, preghiera, attenzione, scelte, sguardi diventano carichi di questo desiderio profondo di fare Pasqua con il Signore Gesù. Ora, solo per aiutare, ricordando che ci sono alcune caratteristiche ineludibili. Beh, anzitutto, è quando c'è una meta importante, e merita che ci voglia una scelta. Non puoi davvero semplicemente constatare che il calendario segnala l'inizio della Quaresima. No, tu scegli di entrare in Quaresima con il ritmo della preghiera di una Chiesa che ti accompagna, sapendo che non sarà facilissimo. Una scelta così il diavolo non la vede di buon occhio, e quindi in qualche modo è insidiata, può essere insidiata in tante forme. E allora, come vorrei anche
serenamente anticipare questa eventualità, ma insieme accompagnarla con un augurio proprio sincero ad inoltrarsi per un sentiero così. Se dovessimo raccogliere alcune caratteristiche che sono costanti per un tempo come questo, quindi anche per Gesù, per i suoi 40 giorni, e che è davvero prima o poi colui che davvero non accetta e non vuole questa cosa ti insidierà. E come probabilmente è diverso dall'una all'altra persona, o perché magari uno si scoraggia, o perché non accende neanche il motore di partenza, o perché tanto non cambia niente. Abbiamo sempre delle ragioni sincere per dire, ma anche per dimettersi da un momento di quaresima. E io credo davvero che questo sia saggio ricordarcelo, incoraggiando a viverlo con semplicità di cuore, con umiltà e con uno sguardo proprio confidato al Signore. Lui, tra l'altro, il divisore, lo conosce bene il punto debole di ciascuno. E quindi, com'è? Pigrizia, disattenzione, rallentamento della vita, oppure troppe altre cose che affollano a tal punto l'esperienza che dopo tu non hai nessuno, né voglia né tempo di concentrarti su questo. Può essere, e anche calcolare questo può diventare una cosa importante, anche una terza però è importante, che magari cominciandola, perché ti viene interiormente un senso di pace, una sensazione di verità, un dire forse ci voleva, forse ci vuole, forse è proprio necessario questo. E allora ci aiutiamo a farlo, ci aiuteremo anche di sabato in sabato e ci aiuterà la liturgia accompagnandoci giorno dopo giorno, domenica dopo domenica. Tra l'altro è sempre una liturgia straordinariamente ricca e feconda, quella del tempo della Quaresima. E allora credo che ci stava questo momento di incoraggiare un inizio, di augurare che ci sia, perché davvero non può accadere automaticamente. Non basta che cambino i colori della liturgia, no, no. È qualcosa che attiene alla tua interiorità più autentica e più profonda. Quindi non è il calendario che me lo dice, sono io che lo scelgo. E lo scelgo pensando al Signore Gesù, ai suoi 40 giorni, al cammino dietro di Lui, all'incontro che poi con Lui celebreremo a partire da quella cena indimenticabile del Giovedì Santo, per poi prepararci al triduo della Pasqua del Signore. E questo mi sembra davvero una cosa preziosa. Abbiamo proprio bisogno uno della fede dell'altro, di saperci sostenere e incoraggiare, perché altrimenti è uno schiacciasassi il tempo che passa, è sempre uguale, sempre identico, è sempre cadenzato, ne puoi venire come asfaltato e travolto, mentre invece come è bello augurarci, no, vivilo questo tempo di vigilia, vivilo facendo la vita che sei chiamato a fare, ma dentro hai acceso un motore e una tensione spirituale veramente differente. Quindi è un poco inconsueto questo, anche come tempo. Io sto facendola abbondantemente prima di sabato, ma però mi sembra anche importante come piccolo segnale che dice è proprio una cosa che non devo aspettare all'ultimo momento a pensarci. Forse è una cosa
che è interiormente da preparare. Perché? Perché ti accorgi che c'è qualcosa che va rimesso meglio al centro dell'attenzione, del cuore, della preghiera. E questa è la maniera più bella per inoltrarsi, come ha fatto Gesù, che condotto dallo Spirito va nel deserto. Condotti dallo Spirito entriamo nella verità di noi stessi e ci mettiamo in ascolto ancora più puntuale e intenso della parola del Signore. A tutti il cammino buono. E domenica sarà domenica della casa, chi può ne approfitti come possibilità, ma poi davvero anche questo ingresso che potrete ascoltare a partire da sabato può essere davvero un piccolo campanello che dice è un passaggio prezioso di questo anno, e allora lo vorrei vivere proprio bene. Auguri a tutti.